Grandissimo successo per Mediterranea, la fiera dedicata all'agroalimentare più longeva in Abruzzo. Arrivata alla 34esima edizione, ha visto nei 3 giorni al Marina di Pescara la presenza di oltre 60 aziende, 2 aree street food, 2 parchi, Gran Sasso Monti della Laga e Maiella, l'area Costa dei Trabocchi e tante attività dentro l'Isola dei Saperi e dei Sapori, un'area dedicata a slow food e cooking show. L'importanza e il peso di questo evento è dato anche dal fatto che il 50% delle aziende erano nuove grazie alla collaborazione con Slow Food Abruzzo e Molise e con tutte le associazioni di riferimento del territorio: Parco del Gran Sasso Monti della Laga, Parco della Maiella, il Comune di Villa Celiera, Associazione Pecorino di Farindola e Peperone di Altino, Accademia della Ventricina, Consorzi d'Olio DOP, Abrutino Pescarese e Colline Teatine e tanti altri ancora. Come ogni anno per Mediterranea, tantissimi turisti presenti che affollano durante le vacanze estive la riviera pescarese e che hanno potuto degustare le prelibatezze del nostro Abruzzo grazie all'azione della Camera di Commercio di Chieti Pescara, che anche quest'anno ha dato la possibilità di visitare la fiera a titolo gratuito. Presidente Strever, parte questa edizione di Mediterranea, 34esima, importantissima per tutta la nostra regione. Direi proprio di sì, perché qui cerchiamo di esporre le eccellenze del nostro sistema agroalimentare. Il nostro sistema agroalimentare che è composto da tanti imprenditori che hanno bisogno di ripartire dopo delle annate un po' difficili, e voi come Camera di Commercio siete pronti ad aiutarli? Per quanto possibile, certamente sì. Che cosa potete dare come aiuto? Intanto aiutarli nei mercati, far conoscere i nostri prodotti al resto del mondo, perché abbiamo delle eccellenze che hanno bisogno di essere pubblicizzate. Ma guarda, io sono onorato di essere arrivata alla 34esima, spero di farne ancora tante e che queste manifestazioni si ripetano ancora più importanti, più grosse, più attrezzate per far conoscere le nostre bontà al resto del mondo. Mauro Febbo, 34esima edizione di Mediterranea che si è aperta, che manifestazione è per l'intero Abruzzo questa? Ma è una manifestazione importante perché coniuga alcuni segmenti che l'Abruzzo deve continuare a sviluppare, e cioè quello di inserire all'interno di un percorso turistico la sua produzione enogastronomica a tutti i livelli. Dobbiamo offrire un prodotto di altissima qualità e siamo in grado di offrirlo, dobbiamo essere in grado di farlo conoscere. È una manifestazione di altissimo livello che si svolge in una location come il porto turistico, che credo che sia dia il senso di ciò che questa manifestazione oggi rappresenta. D'altronde, essere arrivati alla 34esima edizione significa che è una manifestazione che ha un riconoscimento, e su questo dobbiamo insistere, farle qua in Abruzzo quando è il momento che arrivi i turisti, ma magari uscire fuori dai confini dell'Abruzzo quando andiamo a fare le fiere, andiamo a fare qualche altra, a presentare l'Abruzzo. Un binomio perfetto, turismo e agricoltura, e quando si parla di agricoltura si parla di enogastronomia e conseguentemente si parla di turismo. Oggi non è pensabile propagandare l'Abruzzo fuori dai confini senza abbinare che cosa? L'enogastronomia. Io credo che sia un binomio inscindibile su cui bisogna lavorare, e noi ci stiamo lavorando tanto. Camera di Commercio che negli ultimi mesi sta facendo tanto per gli imprenditori del nostro Abruzzo, si sta dando da fare anche su queste manifestazioni, che cosa dovrà fare ancora di importante? Ma io credo che questa Camera di Commercio, che è stata la prima ad aver fatto la fusione tra Chieti e Pescara, sia un esempio non solo per le altre Camere d'Abruzzo ma per le Camere d'Italia, perché veramente sta lavorando ad altissimo livello con una progettualità importante. Credo che svolga una delle funzioni essenziali per cui c'è un riconoscimento che oramai gli viene attestato anche fuori dai confini regionali. Veramente si sta lavorando bene e noi con loro stiamo collaborando in maniera eccezionale. Alla 34esima edizione di Mediterranea anche Slow Food Pescara con Marco Cirillo. Allora, quanto è importante per voi di Slow Food partecipare a questa manifestazione di Mediterranea?
Beh, è un'opportunità che ci è stata offerta dalla Camera di Commercio a Slow Food Abruzzo Molise. Io rappresento in questo momento il nostro regionale ed è il nostro mondo, il nostro ambiente fatto di valori buoni, puliti, giusti e soprattutto per tutti. Queste sono le parole che racchiudono, il motto che racchiude un po' la nostra essenza, la nostra attività. Prima era buono, pulito e giusto, da qualche tempo si è aggiunto anche per tutti. Buono perché deve essere un prodotto sicuramente organoletticamente buono, pulito perché deve essere un prodotto che non deve inquinare nella sua fase realizzativa, e giusto perché chi produce deve comunque alimentare e poter mantenere la sua catena in modo corretto, quindi deve avere la giusta remunerazione e le persone devono essere giustamente pagate. Per tutti, perché il cibo ormai deve diventare sempre più senza frontiera. Il cibo è giusto che ci sia per tutti, che tutti abbiano accesso, e quindi lavoriamo in quest'ottica e cerchiamo di diffondere questo tipo di valori, insomma. Noi abbiamo quello che, così per modo di dire, è un cappello, che è quello del presidio. All'interno di questa manifestazione ci sono molti di quei presidi, cioè quei prodotti che noi abbiamo deciso di abbracciare e tenere sotto la nostra ala e promuoverli, quei prodotti che magari hanno avuto in passato difficoltà, e quindi parliamo del pecorino di Farindola, parliamo della ventricina, parliamo di tantissimi altri prodotti che sono qui presenti e che hanno trovato una propria identità, una propria ragion d'essere, e quindi hanno trovato una loro autonomia. Sono prodotti che hanno caratteristiche di eccellenza, quindi ci portano, sono portabandiere della nostra regione in tutto il mondo, insomma, quindi sono veramente prodotti di eccellenza, ecco. La chiocciola come vostro simbolo, la simbolo di calma, di lentezza, ma in questo periodo anche il vostro essere calmi deve viaggiare veloce, perché un mondo lo richiede, ma sempre stando attenti all'eccellenza. Prendiamoci i giusti tempi. Il cibo ha un significato soprattutto di socialità. Quindi lo stare a tavola, il condividere, chiacchierare, parlare, confrontarsi, mangiando cibo buono, bevendo un buon bicchiere di vino, è sicuramente una delle chiavi vincenti per il nostro futuro, insomma. Cosa può portare a loro a Slow Food Pescara in questo caso, la Camera di Commercio e anche Mediterranea? È una cassa di risonanza, insomma, per noi è importante perché ci dà visibilità, perché riusciamo a condividere con le persone i nostri valori, e siamo presenti con degli eventi formativi, quindi abbiamo dei corsi, dei laboratori, impareremo, non abbiamo per presunzione, non abbiamo un atteggiamento di arroganza, anzi cerchiamo di essere il più comprensivi possibili, dando le giuste dritte per avere un minimo di conoscenza per l'approccio a certe materie. Quindi parleremo di vino, parleremo di olio, abbiamo persone esperte che aiuteranno a scoprire questo mondo, poi parleremo di miele e parleremo di pecorino. Quindi giusto i contenuti necessari per capire come gustare, come degustare e cosa cercare in questi prodotti. Massimiliano Crea, insieme ai tuoi collaboratori avete realizzato questo bellissimo plastico che avete esposto all'interno della fiera mediterranea, una fiera importantissima, e anche grazie a questo scopriamo le bellezze del nostro Abruzzo. Sì, insieme con la mia equipe abbiamo realizzato questa riproduzione, questa cartolina 3D della Costa dei Trabocchi. Per intenderci, che cos'è? La cartolina normalmente viene vista come un foglio di cartoncino dove ci sono delle belle immagini turistiche che promuovono un territorio. In questo caso abbiamo pensato di utilizzare l'idea della cartolina, quindi di mettere insieme le peculiarità di quest'area della Costa dei Trabocchi, riproducendo le cose più belle, quindi il trabocco, la costa ovviamente, la Via Verde, ovviamente con le infrastrutture che stanno sorgendo, quindi con la parte che riguarda le biciclette, le rastrelliere, edifici di servizio, eccetera, e poi ovviamente la bellezza, l'abbazia di San Giovanni in Venere, che è un must, che rappresenta in un certo senso un luogo di interesse importante, che sta comunque a ridosso, anche se noi lo abbiamo avvicinato un pochino, ma sta a ridosso della costa.
Possiamo dire che è uno dei primi plastici ad essere un po' così nuovi, perché vediamo anche la costa, la Greenway, quella che dovrà nascere nei prossimi mesi proprio qui in Abruzzo. Ma allora andiamo a spiegare un po' le caratteristiche di questo plastico, come è costruito e quali sono le sue dimensioni. Allora, il plastico è in scala 1-100, che è una scala, diciamo, modellisticamente parlando, diciamo, abbastanza grande, che permette di apprezzare le caratteristiche monumentali e anche i particolari, diciamo, oltre ai personaggi, anche le caratteristiche naturalistiche, eccetera. La dimensione è circa 2 metri per 2 e mezzo. Parte da terra da 50 cm, che permette, siccome l'abbazia ovviamente si solleva da terra, abbiamo dovuto comunque abbassarci per permettere di poter vedere anche la parte interna del chiostro della struttura storica. Ecco, le persone che sono arrivate qui a Mediterranea che cosa hanno detto di questo plastico? Sicuramente saranno emozionati, perché vedere un plastico in dimensioni così grandi non è da tutti i giorni. Sì, infatti il plastico, diciamo, che è un'idea molto antica, che già dal Rinascimento c'è, però questa è l'idea di sposare sicuramente una manualità, un'abilità manuale, un'opera d'ingegno con una parte anche del 3D, quindi un'industria 4.0, questa è un po' la novità, e soprattutto riprendere in mano quello che è un po' la ricostruzione, la realtà delle cose, vederla da un punto di vista nuovo, quindi anche vedere l'abbazia da un taglio che magari forse soltanto il drone ci permette di fare, ma diamo la possibilità a tutti comunque di apprezzare queste caratteristiche. Silvano Ferri, è partita questa 34esima edizione di Mediterranea che si allarga a tutta la regione Abruzzo, a tutti i prodotti importanti della nostra regione. Ecco, voi sempre presenti con l'olio DOP Abrutino Pescarese. Noi siamo presenti con l'olio DOP Abrutino Pescarese, ma quest'anno c'è una novità. Abbiamo 3 serate con gli assaggi di olio. La prima serata questa sera alle 21:30 con gli oli presenti sulle guide enogastronomiche, in particolare Slow Food, Gambero Rosso, oli monovarietali, Merum. L'Abruzzo quest'anno, nonostante un'annata complessa e difficile, ha rappresentato in queste guide oltre 90 aziende e 130 etichette. Questo è un patrimonio da non sottovalutare, è una ricchezza, è un grande lavoro fatto dai produttori che in questi anni hanno investito, hanno fatto grossi sacrifici e soprattutto hanno dimostrato una grande professionalità, perché con condizioni climatiche avverse, con difficoltà, con la lotta ai patogeni, siamo riusciti a dare una qualità che sta sempre più conquistando il mondo. Siamo presenti in Giappone, in Francia, in Germania, in Europa, ma soprattutto abbiamo un grande successo negli Stati Uniti, e che ci sta premiando e riconoscendo le nostre qualità dei nostri oli, che sempre più vengono utilizzati nella preparazione dei piatti, perché con un amaro, un piccante, con un fruttato armonico ed equilibrato si presta in tutti i piatti. Lei rappresenta la DOP Abrutino Pescarese, ma qui è importante sapere che l'Abruzzo ha 3 DOP riconosciute, e quanto è importante allora essere uniti, rappresentarlo in questa manifestazione per poi farla conoscere a tutto il mondo. Sicuramente, ma ci sono anche delle azioni che abbiamo messo in campo a livello nazionale e comunitario. Intanto la DOP Abrutino Pescarese aspetta giorni che la Comunità Economica Europea dia la definitiva approvazione alla modifica del disciplinare, che riguarda tutto il territorio della provincia di Pescara. Poi a livello ministeriale, il Ministero dell'Agricoltura, è in discussione alla conferenza Stato-Regioni la modifica di un decreto ministeriale che permette la costituzione di consorzi unici regionali e interregionali. Da premettere che questa iniziativa siamo stati noi, con la Regione Abruzzo, con i dirigenti della Regione Abruzzo e il Consorzio, a portare avanti presso il Ministero questa richiesta di modifica, che è stata accolta benevolmente e portata, insomma, ai massimi vertici per l'approvazione. Bisogna fare sistema, bisogna fare unità con le 3 DOP, con le Camere di Commercio, con il turismo, perché oggi quando vendiamo una bottiglia d'olio vendiamo anche il territorio. Ecco, in 2 parole per concludere, che cosa vi aspettate da Mediterranea? Da Mediterraneo è sempre un momento di confronto, di scambio, di opportunità commerciali, ma soprattutto è anche un momento per ritrovarsi tutti quanti insieme e fare comunità, perché è importante che molte volte ci raccontiamo i successi, le difficoltà, i sacrifici che ogni anno facciamo per portare avanti questo meraviglioso prodotto che è l'olio extravergine d'oliva d'Abruzzo.
Box.